A questo punto parliamo di musica. A soli 38 anni è già una star della musica internazionale. Parliamo di Marco Lorusso, che è fisarmonicista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, musicologo, originario di Sermoneto. Allora, Marco Lorusso, buongiorno. Innanzitutto, lei si sente più fisarmonicista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra o musicologo? Buongiorno a tutti, io prima di tutto penso di sentirmi una persona che ama molto molto quello che fa e poi purtroppo nella vita di oggi servono un po' le etichette e quindi diciamo che queste etichette ci servono a spiegare quelle che sono le nostre passioni e quelle che ho appena elencato poi sono le mie passioni. Sicuramente però per essere concreti e rispondere alla tua domanda sono più un performer, una persona che ama stare sul palco, mi piace rintanarmi nello studio, creare, produrre, scrivere, ma poi essere sul palco sicuramente è una cosa che mi dà senso alla mia vita, insomma, ecco. Ecco, ma lei è un fenomeno di carattere internazionale, io leggo, insomma, cerco di in qualche modo documentarmi e vedo per esempio che lei ha avuto per esempio gli apprezzamenti di personaggi particolarmente importanti, ne cito un paio: Ennio Morricone, Nicola Piovani, lei gira in tutto il mondo e domani per esempio è in partenza, se non vado errato, per la Polonia. Esatto, sì, è stato un percorso artistico molto particolare. Io sono un ragazzo che viene dalla provincia, appunto originario qui di Sermoneta, che ha messo tanta passione in quello che fa e che poi ha avuto la possibilità di esibirmi, di farmi conoscere tutte queste persone, con non ultimo appunto con Piovani. Ho lavorato diversi anni sia per produzioni cinematografiche che per musical e spettacoli teatrali, anche lo stesso Morricone, insomma, ha avuto modo di conoscermi e i miei lavori praticamente. E lui è stato molto carino perché ha apprezzato molto quello che faccio, il mio percorso artistico. Senta, parliamo della fisarmonica, uno strumento che qualcuno considera ormai desueto, uno strumento del secolo passato e che invece le permette delle sonorità assolutamente, assolutamente nuove, assolutamente contemporanee. Beh, lo strumento è un po', diciamo, forse anche questa la mia fortuna, proprio di suonare uno strumento sicuramente fuori da quelli che sono i canoni comuni di pensare un ragazzo che si possa avvicinare alla musica. Io ho iniziato per gioco, ma la fisarmonica è uno strumento estremamente giovane, perché nasce nei primi del Novecento a Vienna come sostituto dell'organo portativo e del virginale. E sembra strano, ma è uno strumento che all'inizio proprio veniva utilizzato per il repertorio colto, proprio per il repertorio virginalistico, comunque quello da tastiera. Poi ha subito un fenomeno stranissimo che questo musicologo francese, tra l'altro che ho avuto la fortuna di conoscere nel momento in cui facevo gli studi universitari, definisce il nomadismo culturale. Proprio il fatto che era uno strumento portatile, è tuttora uno strumento portatile, le altre culture se ne sono appropriate e quindi di conseguenza, perché poi in realtà la fisarmonica è una famiglia di strumenti, no? Cioè, fa parte del bandoneone, quello che suonava Piazzolla, il famoso dubbot, l'organetto che è poi molto diffuso nelle nostre zone e non solo, e quindi praticamente che tutte le culture se ne sono appropriate e hanno creato i loro linguaggi musicali, vedi il tango, vedi appunto la musica proprio folcloristica, eccetera eccetera eccetera. Quindi è strana come cosa, però sì, nell'immaginario collettivo è uno strumento legato alla musica sicuramente popolare, ma mi permette, grazie a una ricerca, grazie a un lavoro continuo, di poter esplorare anche altre sonorità e unirle anche con l'elettronica poi. Senta, ma lei come si è avvicinato alla fisarmonica? Aveva qualche amico, qualche parente che ce l'aveva, allora magari così per gioco ha iniziato a suonarla? Io tutto pensavo tranne che fare il musicista, e tutt'oggi lo faccio e non so neanche il perché. Sento che è una cosa che mi fa bene e mi fa star bene. Mi sono trasferito dalla città all'età tenera, all'età di 8-9 anni, e siamo venuti qui a Sermoneta, i miei genitori umilissimi operai, e niente, un maestro faceva dei corsi pomeridiani, il maestro Giglio, che ricordo tra l'altro con estremo affetto, e ancora non era d'obbligo appunto l'educazione musicale nelle scuole elementari, disse: ma facciamo dei corsi pomeridiani, perché questo ragazzo non lo iscrivete a musica? Mio papà e mia mamma mi guardarono e dice: ma vuoi fare musica? Ma perché no? A nonna piace la fisarmonica, la famosa domanda: che strumento vuoi suonare? La mia nonna materna. E così ho iniziato. Poi ecco, cioè, quella è un'età molto particolare, perché comunque dalla città venire in campagna, tra virgolette, non poter far nulla, dopo che facevo i miei compiti pomeridiani,
accendevo la televisione, ascoltavo le colonne sonore e con un'estrema facilità riproducevo queste colonne sonore dei cartoni. E da lì ho cominciato a percepire che c'era qualcosa che mi appassionava. E poi è stata una cosa sempre più che cresceva, perché dopo neanche un mese ho vinto un concorso nazionale. E quindi dicevo, cioè, questo sacrificio, questo investimento che faccio viene ripagato da dei premi, e quindi sono andato avanti così. Senta, maestro Lorusso, io so che lei ha un repertorio molto vasto, no? che abbraccia tanti generi musicali. Qual è quello che comunque lei preferisce, quello che secondo lei esprime meglio le sue emozioni? Guardi, io questa cosa è molto particolare, perché stranamente, cioè, il problema è non, cioè, noi artisti tra virgolette di nicchia, che poi facciamo delle cose un po' particolari, dobbiamo, torno a questa parola fatidica, no, essere un po' categorizzati. Sicuramente le posso dire che mi piacciono i linguaggi improvvisati, cioè dove ci siano sicuramente delle tematiche da sviluppare e poi improvvisarci sopra. Tant'è vero che l'idea del concept di questo modern accordion, che ha dato poi il nome non solo al disco, ma a un modo di suonare, mi ha fatto prendere una via un po' strana. Di solito i recital, cioè quando uno fa un concerto, siamo abituati, no, al pezzo, due chiacchiere, il pezzo, due chiacchiere. Questa cosa l'ho un po' abbandonata e quando suono tendenzialmente faccio due o tre pause dove chiacchiero e faccio delle dissertazioni, insomma, su aneddoti, cose, ma prendo un canavaccio e improvviso, quindi possono essere anche medley di un quarto d'ora, 20 minuti, anche perché la limitazione radiofonica di 3 minuti ci fa condensare le emozioni, ma quando si è live, alla fine non ci dobbiamo prendere in giro, ma la gente ha il piacere di ascoltare e vivere con l'artista l'emozione. Quindi questa cosa mi ha spinto ad improvvisare, ad andare proprio talmente libero che prendere dei temi che possono essere di tango, che possono essere della nostra canzone d'autore italiana, e poi improvvisarci liberamente facendo riferimenti stilistici al jazz, alla world music, quindi comunque linguaggi improvvisati. Senta, invece, appunto, prendendo spunto dal fatto che lei sta girando tutto il mondo, ecco, qual è il paese dove la sua musica è maggiormente apprezzata? Possiamo stilare una sorta di graduatoria in tal senso? Questa è una cosa che stiamo tra l'altro proprio studiando questo periodo, perché comunque vediamo tantissimi follower, tantissime persone che ci seguono sia sui social network che sui canali poi di riferimento come YouTube o SoundCloud. E devo dire che molto i paesi di lingua latina, però c'è anche una grande preponderanza dei paesi dell'est, dove comunque il mio strumento è estremamente apprezzato. La cosa che più mi rimase impressa fu che quando mi trovai per una delle prime volte a Varsavia, parlando con un grosso producer, disse che lì suoni il violino, ah, che bella cosa, suoni la fisarmonica, porca paletta, suoni la fisarmonica. E per assurdo è esattamente il contrario che succede qua, no? Suoni il violino, ah, fighissimo, qua di là, suoni la fisarmonica, ah, vabbè, ma qual è quella che fa così? Adesso non sono in video, le faccio vedere, se no solitamente sbagliano anche mano, fanno la destra o la sinistra. Sì, no? Sì. Cioè, e quindi diventa una cosa abbastanza divertente. Quindi questi sono i paesi che poi hanno maggior appeal, anche perché se lei pensa, che ne so, lo stesso Brasile, un disco di musica prettamente strumentale, cioè dove non è presente la voce, può finire tranquillamente in una classifica come hit, cosa che qui non accade. Quindi, ecco, diciamo, ci sono dei fenomeni che adesso si sono anche concretizzati qua in Italia, dove la musica strumentale va, però per rispondere concretamente alla sua domanda, sicuramente i paesi di lingua latina e l'est. Senta, maestro, per concludere, lei domani partirà per la Polonia, ma poi il 16 novembre avrà un altro viaggio forse ancora più importante, o comunque insomma profondamente significativo, perché andrà a Cuba, dove sarà ospite speciale dell'ambasciata italiana. Insomma, a Cuba stanno succedendo tante cose in questo periodo, no? C'è l'apertura verso il mondo, e quindi c'è stato il premier Matteo Renzi fino a ieri sera, quindi subito dopo Renzi arriva Lorusso. Beh, insomma, non sono così importante. Io sono stato diverse volte a L'Avana e ho girato anche, insomma, proprio per l'isola, per Cuba, e sarà sicuramente una delle esperienze più importanti dell'anno, cioè, perché oltre al fatto che lì, cioè, in parole povere, un musicista bravo nostro là è una persona che mediamente fa arte, ok? Quindi il livello già di base è altissimo, ma in qualsiasi ambito.
e questo non so, sicuramente per cultura, per scelta, per tutta una serie di cose che poi derivano proprio dall'essere uomo a Cuba, insomma. Per me è un grande onore perché, ripeto, non è la prima volta che vado là e poi oltre ai concerti da solista sarò diretto con l'orchestra dell'Havana come solista da Leo Brauer, che è un personaggio a livello mondiale, insomma, che insieme a Pendereschi ed altri, insomma, è patrimonio dell'UNESCO, quindi insomma avere la possibilità di avere il contatto anche con queste persone per me è un motivo sempre di crescita, di raffronto, ma quello che a prescindere dall'importanza dell'impegno, che sicuramente è giusto sottolinearlo anche per un fatto di responsabilità, essere insomma considerati un po' ambasciatori della cultura italiana all'estero per la settimana italiana della cultura nel mondo, insomma è sicuramente un impegno importante, è la forte umanità che viene fuori da queste persone, l'estrema umiltà che ti trasmettono ogni volta pur essendo delle stelle, cioè io mi sono ritrovato con lui a Londra a dicembre passato, c'era lui, c'era John Williams, c'era Julian Bream, cioè il gota della chitarra mondiale, e con estrema tranquillità si conversava come si facesse tra amici, ma in maniera molto serena e tranquilla, e questa mi ha particolarmente impressionato perché poi non succede facilmente in Italia, insomma, questa cosa. Certo. Maestro Lo Russo, complimenti per tutto quello che sta facendo e anche per l'entusiasmo con cui racconta quello che sta facendo. Grazie. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Grazie.